Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuto 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone. La santità non è guadagnare di più, ma avere il coraggio di rischiare ciò che si ha. Se tu rischi, ti comporti da figlio, se non rischi, tu ragioni da servo, che temendo la punizione si paralizza. Una vita con la paura della punizione ci trasforma in devoti inutili. Ma la santità consiste nel diventare figli di Dio, non nel semplice stare alle regole. Se per paura dell'inferno fai una vita da santo, allora non hai capito che il bene andava fatto per amore e non paura. Gesù, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza e unica libertà, unica gioia e unica sorgente di pace. Oggi, 28 agosto, la Chiesa celebra la memoria di Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Facciamo nostre anche le parole di Sant'Agostino. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Tardi ti amai. Tu eri dentro di me ed io fuori. Lì ti cercavo. Deforme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità. Balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità. Diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te. Gustai e ho fame e sete. Mi toccasti
e arsi di desiderio della tua pace. Vi auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica.